Ecco, assessore, eccomi qua. Bene, ancora siamo in diretta Facebook, quindi adesso possiamo cominciare. Dopo andiamo per gradi e vi saluto. Saluto la relatrice Neneggia. Neneggia, bravo. Perfetto. Buonasera. Ciao cara, chiudete il microfono e si apre, apre il microfono chi parla, perché se no ci sono dei suoni che non vanno. Perfetto, va bene. Allora, possiamo cominciare. Benvenuti a questa ulteriore iniziativa che è stata organizzata dal Comune di San Benedetto del Tronto. È un comune il nostro che è molto vicino, come tanti altri, ma noi particolarmente, al problema della andare oltre i contrasti, andare oltre le diversità, cercare di unire le divergenze e proteggere le persone che si trovano in una posizione di disparità di occasioni all'interno della società, prima di tutto le donne, e poi anche tutti gli altri accanto, tutte le altre persone che in qualche modo vivono in una situazione di non pari opportunità. In occasione dell'8 marzo abbiamo voluto onorare le donne che da secoli vivono in una posizione di fragilità all'interno della società, e abbiamo organizzato delle conferenze che trattano del problema della donna con un taglio anche su una ulteriore caratteristica che purtroppo, con la mentalità che ancora oggi purtroppo ancora vige, è un'ulteriore caratteristica che porta ad essere discriminati, e sono appartenere a una razza diversa. Noi siamo assolutamente propensi a divulgare, ed è quello che facciamo da 5 anni di amministrazione, a divulgare che il diverso è una risorsa enorme, e che nel diverso, perché siamo tutti diversi, tutti, all'interno delle varie gruppi sociali, no? Che in qualche modo si credono uniformi, all'interno ci sono ulteriori diversità. La diversità è il pane quotidiano della relazione, e la diversità deve essere vista come una risorsa e non più come un elemento da allontanare, che allontana. Credenza che purtroppo, credenza tossica, ancora oggi serpeggia nelle menti, ma gruppi come noi e come tanti altri che ci sono vicini, che propensi a divulgare l'amore che in qualche modo ci unisce, credo che un giorno veramente ce la faremo ad essere un mondo unito, senza il blocco di diversità stupide, ma capaci di armonizzare. Quindi l'altra volta abbiamo parlato delle donne senegalesi, le abbiamo dato albanesi, abbiamo dato spazio per far capire in definitiva che al di là delle apparenze, dentro il nostro cuore, i nostri bisogni, i nostri desideri, le nostre paure sono le medesime, e quindi dobbiamo andare oltre. Oggi diamo spazio alle donne del Senegal. Bene, un paese che si è ben... ci vive accanto, che ha lasciato con dolore, no, la propria terra, e che va conosciuto, perché se conosci il mondo del nostro interlocutore, se lo conosci in qualche modo, comprendi che è molto più vicino a noi che non rispetto a quello che si crede. Se conosci, ami, bene, capisci che siamo veramente donne, persone di terre diverse, ma con un medesimo cuore. Quindi io vi ringrazio, ringrazio intanto agli intervenuti, e prima di tutto
C'è il sindaco che tra poco gli do la parola, che ci è sempre vicino, che mi ha sempre sostenuto in questa battaglia, che in qualche modo mi ha dato modo di fare in questo settore. Ringrazio Maria Antonietta Lupi, che è la presidente della Commissione Pari Opportunità, che ha organizzato insieme al Comune questi incontri, che porterà anche i saluti del presidente della provincia, no? Che ci è vicino. Siamo un gruppo, insomma, che vogliamo far del bene, vogliamo anche tra noi abbattere le divergenze e unirci nei comuni intenti. Poi ringrazio anche il consigliere comunale Gianni Balloni, avvocato e amico, che è voluto esserci vicino anche in questa conferenza. Ci sei sempre vicino, mi sei sempre stato vicino e mi piace che porti anche la tua testimonianza. E poi c'è il console del Senegal, che sarebbe dovuto esserci, che è una persona, poi ce lo spiega Cisse, una persona di gran cuore, anche una persona di una certa età, che ha fatto di tutto per esserci, però non ci è riuscito. Non ha dimestichezza con questi digitali, eccetera, e quindi mi ha mandato i saluti, che poi, quando sarà il suo momento di parlare, vi dirò. Poi ringrazio i professori dell'ISC Nord, che si sono di nuovo collegati. Grazie, siete una grande risorsa e mi rincuora e ci dà sostegno. E poi ringrazio anche i due giovani, Martina e Ludovico, che ho avuto il piacere di conoscere con la conferenza sulla la scuola di buona politica relazionale, che si sono appassionate alle nostre conferenze e ci hanno chiesto di poter essere presenti per fare un po' di pubblico, in poche parole, anche non virtuale. Quindi io vi ringrazio a tutti e do la parola al nostro primo cittadino, Pasqualino Piunti. Grazie Assessore, hai fatto bene, insomma, a fare anche un ragionamento che fa capire il percorso che è stato fatto in questi anni, perché se parliamo della giornata internazionale dei diritti della donna non possiamo non confrontarci e ascoltare le esperienze di chi oggi vive nel nostro paese, perché ci sono condizioni che hanno dovuto essere rivendicate all'interno della propria nazione, del proprio paese, della propria comunità, contestualmente nel momento in cui vivi in un'altra realtà, quelle esperienze le devi in qualche modo confrontare con la tua nuova condizione. Quindi quando noi interloquiamo con i nostri amici, l'altra volta con le donne albanesi, oggi con le donne senegalesi, c'è un evidente motivo di arricchimento di una comunità proprio per via di queste esperienze. Noi oggi crediamo di parlare di cose che non esistono, invece no, sono vecchi retaggi che sono duri a morire. Quindi le pari opportunità vanno estese non soltanto nel mondo femminile, perché poi il mondo femminile, se la vogliamo dire tutta, non è che ha bisogno di riserve indiane, ha bisogno di un loro spazio dove rivendicare. La donna sa benissimo come agire e proporsi come parte attiva, attrice nella società. È chiaro che se ci sono sacche di resistenza da parte del mondo maschile, queste vanno combattute. Quindi bisogna allargare il concetto delle pari opportunità anche nei soggetti più fragili, più deboli, che devono essere aiutati. Non a caso oggi ci sono qui tante insegnanti, e di questo io sono contento, sono fiero, perché vuol dire che è una comunità che si coinvolge, che vuole partecipare, vuole dare un contributo, vuole capire. Quindi quando prima hai fatto un riferimento al passato, come dicevo, squadra che vince non si cambia. Quindi a quell'epoca c'era la presidente Maria Antonietta Lupi della Commissione Provinciale Pari Opportunità, io ero l'assessore, unico assessore uomo alle pari opportunità d'Italia.
c'eri tu che facevi parte di questo gruppo, c'era anche il nostro capogruppo, l'avvocato Gianni Balloni, che era stato designato da me quale referente legale, perché se vi ricordate non avevamo un centro antiviolenza. Nelle Marche, nella provincia di Ascoli, l'unico era Sant'Epidammare, che a dispetto del nome sta in montagna, molto lontano da San Benedetto, e noi riuscimmo, se ricordate, a aprirne due, l'unica provincia della regione Marche che ne aprì una a San Benedetto, prima a San Benedetto e poi ad Ascoli, perché i fattori di rischio naturalmente erano più a San Benedetto, città più dinamiche e quant'altro. E abbiamo parlato sempre a tutto tondo delle pari opportunità e ritorno all'importanza della presenza delle insegnanti, perché nel concetto di persona più fragile e debole rientra anche il bullismo. E siccome la scuola, secondo me, ma penso secondo tutti, è l'agenzia educativa più importante, dovrebbe essere la famiglia, ma spesso e volentieri la famiglia demanda alla scuola l'educazione dei propri figli. Quindi avere una scuola che si coinvolge, che capisce, che collabora, e insieme alle altre istituzioni, una è quella che rappresentiamo noi, che rappresento io, che ho l'onore di rappresentare in questo periodo, in questo momento, vuol dire che la società cresce. Ecco perché è importante oggi ospitare i nostri amici senegalesi, un paese ricco di storia e di tradizione, un paese fiero, che nella nostra comunità si è sempre distinto per l'abnegazione e per la grande voglia di volersi inserire e dare il proprio contributo. Così sono felice e saluto che i giovani continuano a collegarsi, a voler essere parte attiva di questo processo. Brava Martina Lorena, bravo Ludovico, perché per noi vuol dire che c'è un futuro, vuol dire che c'è un percorso, c'è un tracciato che è stato fatto e che non aspetta altro che di essere proseguito con grande forza, con energia, ma anche con la conoscenza che si attiva rendendo dalle esperienze altrui. Questo noi dobbiamo fare e di questo io sono fiero. Grazie veramente a tutti per questa opportunità. Buon lavoro anch'io come la Presidente Lupi, probabilmente, perché non so se farò il tempo, perché ne ho due o tre, dovrò partecipare, però già mi sono cautelato con la riserva, a quella videoconferenza che c'era alle 19, però insomma starò ancora qui con voi un po'. Grazie veramente. Grazie. Grazie caro Sindaco, bellissime parole e soprattutto noi sappiamo tu sei il sindaco anche dei fatti, ma sai anche parlare benissimo, sei un incantatore e sai dei fatti meravigliosi, sì, lo sai che te lo riconosciamo tutti, grande. Bene, adesso un po' di cavalleria, Avvocato Balloni, perché c'è la nostra dottoressa Lupi che deve a dopo andar via e quindi le diamo la precedenza. Prego, dottoressa Lupi. Grazie, mi sentite? Mi sentite bene? Bene, io sono molto felice, ringrazio anche oggi l'assessora Baiocchi per le sue iniziative sempre spumeggianti e piene di anche di novità, perché di innovazioni si tratta quando coinvolge nelle nostre quotidiane azioni appunto delle popolazioni che noi con spirito di accoglienza, come dicevi tu, la nostra città è molto aperta, molto accogliente da sempre, come l'ha fatta diventare in particolare Pasqualino, il nostro sindaco, dall'accoglienza indiscriminata che ha fatto, affettuosa e senza nessun confine, che ha fatto appunto ai tempi del sisma del 2016, quando ha aperto la nostra città a tutti,
e continuiamo appunto ad essere una città molto accogliente. L'accoglienza, secondo me, uno degli aggettivi che più accogliente è l'aggettivo che più si attaglia a San Benedetto. Accogliente per i turisti, ma anche accogliente per le diversità, perché abbiamo visto appunto che sono tante le popolazioni che si sono installate a San Benedetto e che qui vivono anche molto bene, perché ci si vive veramente molto bene. E io ho anche apprezzato moltissimo le parole del sindaco, perché mi sono proprio riportata a quei bei tempi nostri delle pari opportunità in provincia, quando appunto c'eri come assessore e ci sei stato veramente a fianco in modo incredibile. E quello che mi piace più di tutti è che tu ci credi veramente in quello che dici, non sei uno che dice frasi fatte o di circostanza. Questa cosa mi è sempre piaciuta moltissimo, mi ha sempre veramente fatto appassionare sempre di più alle pari opportunità. Quello che noi facciamo è appunto, dobbiamo attivare sinergie per agire in modo sempre più efficace per sostenere uno sviluppo coerente nel rispetto dei diritti umani, nella lotta alla povertà e alle diseguaglianze. Quindi quello che c'è nell'agenda mondiale per lo sviluppo sostenibile è proprio realizzare l'uguaglianza di genere, ponendo fine a ogni forma di discriminazione, impegnandosi a sconfiggere anche appunto le violenze di genere, ma anche i matrimoni precoci, le mutilazioni genitali, il fenomeno della tratta. E qui oggi passo soprattutto da questi argomenti che credo siano i più vicini alla popolazione di cui si tratta oggi. Ma anche bisogna garantire la piena partecipazione femminile a ogni livello decisionale, e bisogna avere per le donne dare l'accesso universale alla salute e alle risorse, ma non solo, come diceva il sindaco, alle donne, ma anche a tutta la popolazione, anche di altra etnia che è quotidianamente all'interno della nostra città. Quello che dobbiamo appunto fare attenzione alla tutela delle donne anziane e anche ai diritti delle rifugiate e dei richiedenti asilo. Questo è tutto all'interno di quello che fa una commissione pari opportunità. Quindi attraverso i media, attraverso le nostre presenze, riunioni come questa, noi riprendiamo sempre più respiro e soprattutto appunto dobbiamo dare un aiuto molto concreto che debba incidere moltissimo. E non solo, ma anche come Soroptimis, noi siamo spesso in Africa a presentare dei progetti per il lavoro femminile e andiamo a insegnare alle ragazze, creando delle scuole vere e proprie, andiamo a insegnare il lavoro che le ragazze poi, una volta acquisito e fatto proprio, manderanno avanti per conto loro, diventando loro stesse imprenditrici dopo aver acquisito una bella professionalità. Noi ecco, dobbiamo pensare quindi sia alle ragazze delle vostre popolazioni che sono rimaste là, ma anche avere appunto questo spirito di accoglienza e di integrazione che sicuramente fa solo del bene sia a noi, ma sicuramente anche a voi. Quindi vi ringrazio e non vedo l'ora di ascoltare la relatrice questa sera. Nenè già. Bene, grazie. Grazie, grazie dottoressa Lupi. Adesso il saluto all'avvocato Balloni, consigliere comunale. Grazie, grazie, assessore Baiocchi. No, io, guarda, volevo veramente riflettere prima, proprio prima che il sindaco ci presentasse e ci salutasse. Effettivamente voglio, devo dire veramente, adesso può sembrare un elogio eccessivo, poi siamo qui, insomma, il nostro sindaco, quindi tutti quanti, insomma, lo corteggiamo, diciamo così. Però in effetti, richiamando anche quel vecchio alla squadra che aveva fatto appunto anni fa, ormai, insomma, quando è stato vicepresidente della provincia con l'assessorato, è stato veramente una continua evoluzione, un percorso di una coerenza che delle volte non è facile da trovare. E questa amministrazione, il sindaco Giunti, l'ha impostata sempre riconoscendo una particolare attenzione a tematiche di nicchia delle volte, perché insomma sono alcune situazioni e comunità che hanno più spazio, altre sono veramente un pochino minoritari. Ma citando anche l'attenzione che ha avuto, citando anche, chiamando le tante professoresse che oggi sono qui presenti, ci stanno magari sentendo, sull'importanza anche del bullismo, di queste situazioni. Lui adesso, tra l'altro approveremo, no, sindaco, anche il regolamento, diciamo, dell'assemblea del consiglio giovanile, insomma, quindi proprio far partecipare
tendo a questi meccanismi, anche responsabilizzandoli un pochino, perché parlare di amministrazione è semplice, poi in realtà realizzarla, insomma, è molto più complessa. Ecco, nonostante le varie difficoltà, la linearità del sindaco Biondi su queste tematiche è veramente notevole. Devo dire che è un riconoscimento che gli dobbiamo riconoscere, oltre ai tanti altri meriti. Su questa scia, insomma, anche con questo assessorato che è stato anche suddiviso, diciamo, no? In fondo, da una parte, quindi anche l'assessore Baiocchi, che ha portato avanti queste sue battaglie, che noi apprezziamo sulle pari opportunità, sul discorso di igiene, violenza di tutti i tipi, il debolicidio, no? Hai tirato fuori questo termine, insomma, che ci ha sempre tutti un pochino incuriositi. E oggi, ecco, parlare anche della comunità senegalese, che sia importante, perché se non sbaglio non hanno una tradizione come quella albanese di cui abbiamo trattato la volta scorsa, ma insomma sono in Italia anche ormai da molti anni, mi pare fin dai primi degli anni 80, insomma c'è stata questa presenza, che noi come città accogliente, che il sindaco era ancora più accogliente, è stato ricordato anche il terremoto, quindi tutti quelli che hanno avuto bisogno di venire sulla costa per trovare un po' di calore, perché oltre a un sostegno si è stato dato anche un affetto particolare, siamo sempre disponibili anche a sentire tutti i vari paesi purtroppo che hanno subito il terremoto. Io mi ricordo, insomma, da ragazzino come la comunità senegalese la vedevamo perché essendo una città di porto c'erano molti marinai, insomma, che venivano dall'Africa. Noi abbiamo anche fatto un monumento, no, di collegamento tra l'Adriatico, l'oceano e quant'altro. E mi è rimasto impressa la badia senegalese per un motivo molto semplice, perché vicino a dove stavo, frequentando lo studio, eccetera, c'era una comunità di lavoratori, diciamo, del porto, che sotto i mondiali avevano esposto ognuno una bandiera. Ed era fantastico vedere questa zona centrale di San Benedetto, tutte queste bandiere, molto appunto degli stati africani, c'era anche una senegalese che è molto colorata, insomma. No? Quindi voglio dire, ecco, al di là di questo folklore, oggi noi stiamo parlando in maniera seria di una comunità importante, di situazioni che riguardano anche donne senegalesi, che hanno anche vicende, insomma, purtroppo, anche di cronaca per alcune situazioni, insomma, a cui vengono soggette, che hanno dovuto attraversare per potersi inserirsi nella nostra comunità, in Italia, tante altre situazioni. Quindi questa vicinanza della città credo sia importante, quindi del sindaco, dell'assessore, e anche io, insomma, come diceva la dottoressa Lupi, insomma, sono curioso anche di sapere che cosa pensano loro, perché noi facciamo dei ragionamenti, ci sentiamo buoni, no? Li accogliamo, diamo un supporto, poi magari basta, sarà esattamente quello che loro, di cui loro hanno bisogno, che c'erano. Quindi il fatto che sia presente ancora adesso a sentire è proprio perché anche lui ha la necessità di sapere se in effetti dobbiamo fare altro, dobbiamo dare di più, o se insomma siamo sulla strada giusta per poter far sì che la comunità si inserisca ancora meglio nella nostra comunità. Grazie, scusate le chiacchiere. Grazie, caro avvocato. Ottime parole, bellissimo intervento. Adesso diamo la parola al presidente dell'Associazione Senegalese, a Cisse Papisco. Prego, carissimo. Buonasera, assessore Antonella Baiocchi. Buonasera anche a tutto il comune di San Benedetto. Siamo molto contenti di stare con voi. Buonasera al sindaco, signor Pasqualino Piunti, che ci ha accolto su questa piattaforma per poter condividere insieme a voi, insieme a tutti, a tantissimi dei vostri collaboratori del Consiglio Comunale di San Benedetto. Quindi vi ringrazio in nome di tutta la comunità senegalese, in nome anche del nostro consolato onorario che sta qui ad Ascoli Piceno. Ringraziamenti particolari al sindaco, anche al suo assessore alle pari opportunità, signora Antonella, che ci ha permesso davvero a fare passi, grandi passi nel campo dell'integrazione. Perché da quando che siamo in contatto con lei, tante opportunità, possibilità che la nostra comunità può usufruire nell'ambito del comune si è molto ingrandito, e di questo tutta la comunità gli è riconoscente, davvero. Grazie mille, grazie davvero. Adesso
il console onorario non ha potuto partecipare per problemi tecnici, perché pronto? Ho ricevuto una... Perfetto. Ti sentiamo. Telefonata. Ti sentiamo. Bene? No, adesso perché ho ricevuto... Vai. Mi senti? Sì. Posso andare? Allora, il console ha avuto difficoltà per poter... Quindi vi trasmetto i suoi saluti e i suoi ringraziamenti. Il senegalese non... Cisse, non ti senti... Ecco. Sento a scatti. Ti sente a scatti. Adesso va bene? Adesso sì, però non ti devono telefonare. Esatto. Mo, adesso vado, va bene? Vai. Il console... Allora, console ha avuto... Per problemi tecnici che non ha potuto... Quindi vi trasmetto i suoi saluti e i suoi ringraziamenti. Saluti e ringraziamenti a tutto il comune di San Benedetto, al suo sindaco, signor Pasqualino Piunti, disponibilità che noi prima del coronavirus avevamo sempre avuto l'abitudine di fare l'assemblea dei soci dell'Associazione degli Immigrati Senegalesi Residenti in Abruzzo e Marche al comune di San Benedetto. Il comune ci ha dato sempre la massima disponibilità, che ci faceva ospitare tutti i nostri concittadini sia nelle Marche e in Abruzzo, a poterci ritrovare sempre nel comune di San Benedetto, e sarà più di 10 anni che lo facciamo con un grande aiuto del comune, e davvero vi ringraziamo di queste disponibilità. Questi sono passi molto importanti per noi nell'ambito dell'integrazione, perché la comunità senegalese e la comunità di San Benedetto hanno avuto nella storia tanti contatti, perché tantissimi pescatori di San Benedetto hanno vissuto in Senegal e hanno lavorato al porto di Dakar, e da lì è nata, ma anche prima degli anni 80, gli primi, c'era un supermercato che vendeva la pesca lì al porto. Il proprietario Africamer, che è stato una proprietà di un san benedettese. Quindi relazione tra Italia e Senegal, ci sta anche relazione molto importante tra San Benedetto e Senegal. I primi senegalesi che sono arrivati qui a San Benedetto furono dei marinai. Quindi è una relazione quasi cinquantenario. Si può dire così. Quindi oggi in questa iniziativa del comune per festeggiare la giornata mondiale dedicata alla donna, che sarebbe l'8 di marzo, noi siamo molto contenti di far conoscere la storia della donna senegalese e la donna senegalese, quella che sta facendo oggi. Questo sicuramente per introdurre la relatrice, vorrei dire due parole. La donna nella nostra cultura ha giocato sempre un ruolo centrale, anche prima dell'arrivo delle religioni monoteiste. Prima che ci furono in Africa l'arrivo dell'Islam,
che sarebbe al decimo secolo, le donne in Africa furono dei re, ci sono tantissimi re africani, regine africani. Quindi le donne hanno nel passato tantissimi, hanno diretto delle comunità, quindi avevano già posizioni di decisione nella società. Tanto è vero che la nostra società è matriarcale nel passato. Il potere si trasmetteva tramite la mamma, non tramite il papà. E poi fu anche una donna la prima resistente alla colonizzazione. Fu una donna che è stata la prima a combattere per la libertà del Senegal, in particolare quando ci furono i francesi. Si chiama Regina Ndateye Alambotch. Quella regina fu la prima a impedire ai francesi di passare nel fiume del Senegal senza pagare le tasse. Fu il motivo per quale lei fu uscita. Quindi questo per introdurre la relatrice, far capire che le donne nella nostra società, nella tradizione africana pura, senza l'influenza delle religioni monoteistiche che sono arrivate dopo, che sarebbe l'Islam, il cristianesimo, tutte le religioni che sono venute dopo, le donne hanno giocato in Africa un ruolo sempre importante. E tuttora, malgrado tantissimi problemi su quale stiamo navigando, le donne anche oggi giocano un ruolo molto importante. Se vediamo adesso come il risultato, le donne in Senegal, per esempio, adesso il tasso di studio, per esempio, delle donne sta crescendo molto, e l'anno scorso, come non è mai stato, ci furono più donne laureati che uomini. Quindi ringrazio molto, ma non so se mi sente bene, assessore. Ci sentiamo benissimo. Allora, quindi... Sei un grande oratore, ti starei a sentire per ore. Bravo, veramente. Grazie mille, signora Baiocchi. È la verità. Allora, bene. Ritorno. Allora, passo la parola, se vuole, alla relatrice. Bene, certo. Senza che ampietto molto su quello che deve fare. Allora, bene. Grazie mille, ringrazio tutti il comune, davvero, tutti il comune. Siamo molto contenti di stare qui a San Benedetto, molto fiero. Ringraziamo anche tutta l'Italia, dalla generale alla comunità senegalese. L'Italia è il bel paese. Deve essere così, deve continuare a essere così. L'Italia è il paese della cultura, è il paese di Dante Alighieri, e ne deve essere fiero. Deve essere sempre un paese aperto. Questa è la forza dell'Italia. Grazie, Ciste, sei fantastico. Grazie. È la forza della natura, veramente gentile, di grande animo e anche un bravo oratore. Adesso conosciamo quella bellissima ragazza che hai accanto. Esatto. Neneggia. Prego, Neneggia, a te la parola. Buonasera, assessore. Buonasera a tutti. Mi chiamo Nene. Mi senti? Sì, ti sento, okay. Ti vedo, così va bene. Scusate, mi chiamo Nene, ringrazio tutti il consiglio di comunale di San Benedetto, ma scusate prima perché sono un po' timida, è la prima volta che faccio questo. Vai benissimo, stai tranquilla. Sì, sì.
Come ha detto mio presidente, sì, sì, ha spiegato un po' come si passa le cose da noi al paese di qua. Come l'ha detto, da noi in paesi le donne sono, dicono che le donne sono dei regine, così sì, bravo. Siamo regine e abbiamo una, non, come si chiama? Una grande cultura. Una grande cultura. Le donne... non lo so se mi capisci, sono un po'. Dillo a parole tue, Neneggia, a parole tue, parla tranquilla. Ok, come ha detto, da noi siamo regine, come... Eh? Ok, vabbè. Prendi. Ok, mo lì parla col suo telefonino, ho ritirato il mio. Allora. Ok, vado. Ti senti? Mi senti? Sì, ti sento. Ok. Adesso non ti sento più, eh. Ecco, parla col mio. Ecco, vai, okay. Puoi parlare. Ok. Per non andare indietro, come dicevo, da noi siamo regini, come dicono gli uomini. La donna è sempre prima, loro non prendono le cose senza di noi, perché dicono che la donna è la mamma. Per andare avanti le cose, prima la casa, senza la donna non si può fare niente. Per questo noi abbiamo la facilità di... di fare le cose senza avere paura di qualcosa o altra aiuti. Esatto. O altra cosa. Siamo sempre davanti, allora non abbiamo tanti paura di le cose, di affrontare le cose. Loro hanno facilitato tutto. Abbiamo trovato le mamme così e noi proviamo di fare le stesse cose. Per esempio, io dico, quando sono nato in Senegal, ho cresciuto lì, ho studiato, sono laureato di alberghiero. Dopo ho fatto 1 o 2 anni in Francia, poi sono tornato in Senegal per lavorare. Ho lavorato un po', ma io sono una persona che non voglio essere dipendente. Così ho lavorato 3-4 anni, poi mi sono detto, ma devo cambiare le cose. E ho visto che da quando ero piccolo mi piaceva sempre l'Italia. Dicevo, quando c'ho soldi andrò lì per vedere com'è il paese, perché... guardava la gente, il paese, tutto mi piaceva. Quando ho preso i ferie, ho avuto il visa, poi sono venuto qua. E come io dicevo, il paese mi piaceva prima, sono venuto e sono, come si chiama? Sono innamorato. Sono innamorato del paese. Prima sono venuto lì a Martinsicuro, poi dopo sono andato a Milano. Non mi piaceva troppo, sono tornato lì, perché ho visto che non è un grande paese, piccolo paese, bella. La gente corre grande, si capisce di più i migrati. Questo mi ha ritenuto più di qua. Dopo qualche anni mi sono... meno di un anno mi sono scusata. Hai trovato l'amore in Italia. Ho trovato l'amore qua. Mi sono scusata, ho avuto figli. Ma prima sono andato per cercare il lavoro. Il problema qua, noi siamo in paesi francofono, francese. Il diploma che abbiamo lì non sono valido qua. Non sono riconosciuto qua. Questo problema abbiamo. Ho provato di fare i corsi, ho fatto il mediatore culturale.
ho lavorato con i migrati a San Benedetto, per esempio, a Grotta Mare, Alba Adriatica, sempre con i immigrati, il mediatore culturale. L'ho fatto, ma dopo con i bambini tutto, ho avuto la chance di avere un altro lavoro, ma gli orari, quando c'hai bambini qua, non vanno bene, perché non c'hai famiglia, tu stai con tuo marito. Se tu devi cominciare alle 6, non c'è asilo aperto alle 6. Loro cominciano alle 7-8. Questo è il problema. Allora non ho lavorato più. Questo è il problema. Un'altra parte, non è facile quando sei sposato lì, perché non c'hai famiglia. Le cose, se tuo marito lavori, tutti e due non lo potete fare, perché si deve avere uno che deve essere con i bambini, tutte queste cose. L'obiettivo era di cambiare le cose, essere dipendente, aiutare come fa, se il marito fa uno, tu fai uno, si aiuta, secondo me, non lo so. E questo è il problema, ma speriamo che piano piano le cose cambiano. Sì. Allora, stai parlando, le cose cambiano, nello specifico stai parlando di un problema specifico, no? Cioè della possibilità che, avendo i parenti lontani e quindi non potendo contare sull'aiuto di una comunità, ci sarebbe bisogno di qualche asilo, qualcosa che in qualche modo, no? Aiuti a tenere i bimbi. No, sì. In orari non consueti. Ecco questo quello. Potrebbe essere qualcosa che si può ideare, che può anche ideare qualche associazione, qualche servizio di questo genere, chiedendo contributi, no, alla regione. Sì. Esatto. Se ne può parlare sempre, se c'è una richiesta se ne può parlare. Esatto. Sì. Le Tiger Mutt, per esempio. La? Le Tiger's Mutt, mettere in piedi una cosa, sì, una cosa del genere, che, certo, che fa sì che... Volevo chiedere, volevo fare una domanda. Certo. Allora, l'avevo già, lo sapevo, ma avere la conferma anche in questo contesto ha un valore aggiunto. Quindi c'è una cultura matriarcale, la donna gli è riconosciuta un valore, forse il valore principale, addirittura rispetto anche al maschio di casa, presente in casa. Volevo chiedervi la questione, voi come vivete, cosa pensate di questa situazione che abbiamo, ad esempio, parliamo dell'Italia, no? Che riguarda i femminicidi, no, queste violenze all'interno delle famiglie che vedono vittima prevalentemente, ma non solo, ma prevalentemente le donne. In qualche modo c'è questa difficoltà, no? Sì. Grazie sindaco, ciao. Tanto poi, e grazie anche al dottor Balloni, tanto è tutto registrato. Ciao, grazie mille. A voi, scusatemi di nuovo. Ciao sindaco, ci sentiamo. Ciao, noi... Grazie. Allora. Quindi vi dicevo, no? Vi chiedevo che cosa ne pensate e com'è il confronto con nella vostra terra, questa situazione di sfida, di intolleranza tra maschio e femmina. Esatto, sarebbe i crimini a livello familiare, quando il marito uccide la moglie, questo al solito. Da noi è meno diffuso, davvero, che si arriva a queste cose qua. Succedono anche da noi, però diciamo che succede
in un modo molto raro, succede di più in Europa. Io penso che sia legato al ritmo della vita, al ritmo della vita, che la vita europea in generale, secondo me, da quelle che penso io, avendo vissuto in Africa e avendo vissuto qui la vita è molto sfrenata, la famiglia non viene aiutata. La famiglia è a livello molto nucleare, che si parla di marito, moglie, figli, non c'è nessun intervento dall'esterno che fa sì che la famiglia stessa può comunicare con la sua società che sta attorno. Tanto è vero che quando succede queste cose qua, se vai a vedere il reportage in televisione, la gente non se ne manca, non ha visto venire. Non se n'è accorta. Quindi la vita va molto, molto veloce, che non ci abbiamo più tempo di guardare l'altro che sta in difficoltà. Quindi i problemi familiari non vengono aiutati dalla società. Io, secondo me, questo è ancora un valore molto importante in Africa, che tende anche lì a sparire, perché lì con l'arrivo dello sviluppo, l'arrivo delle società ancora più nucleare, la famiglia sarà sempre più isolata, quindi in modo che quando succedono delle difficoltà del genere non se ne accorge nessuno. Capito, quindi non c'è possibilità di sciogliere il problema in un modo meno cruento. Secondo me sì, è lì che è importante l'intervento del comune. Io, secondo me, il lavoro che lei sta facendo, condividendo argomenti del genere insieme alla sua cittadinanza, sono fondamentali. Allora, se vai a vedere, al solito, quando l'assessoriato comunale interpreta il suo ruolo unicamente a livello amministrativo, non facendo sì che il suo ruolo viene capito dalla sua cittadinanza come nella vicinanza sociale, di aiuto, di umanità, quello che voglio dire, di umanità, questo aiuta le famiglie a risolvere i problemi, perché tutti i problemi non sono problemi di soldi. Tantissimi problemi si risolvono anche se non c'hanno una soluzione pecuniaria. Ecco, c'hanno una soluzione di umanità, di vicinanza, consigli. Sono opere del genere che permettono alle famiglie di andare, di far sì che questi crimini gravi non succedono. Secondo me è più saremo aperti, più riusciremo a far sì che i nostri dirigenti a livello della società interpretano il loro ruolo con maggiore umanità, riusciamo a fare tante cose. Non dico che andiamo a soluzione, però... Tante cose già si possono migliorare. Certo, sono d'accordo con te, Cis. Questo è un aspetto importantissimo. Sentirsi vicini, non abbandonati, ma supportati, avere un'alternativa, no? Dove andare a chiedere aiuto. Noi qui col vostro comune ne abbiamo fatte parecchie. Prego, sindaco. Sì, io mi scuso, mi inserisco, perché come vi ho detto prima, io ho un altro paese. Poi adesso nel frattempo si è complicata la situazione, perché sono stato al telefono col governatore Acquaroli e 99,9% insomma da lunedì torniamo rossi, giocano i consigli, quindi questo vale anche come comunicazione per le insegnanti che sono in ascolto, collegate, che ecco, probabilmente non posso darvi la certezza, ma la strada è quella, e poi dopo le scuole contestualmente rimarranno chiuse.
Io volevo anche condividere assolutamente le ultime parole del presidente Cissé, perché non basta fare del bene, bisogna farlo bene. Quindi ci vuole una vicinanza che sia propedeutica a creare quell'habitat, quell'ambiente che faccia crescere bene e aiuti veramente chi ne ha bisogno, perché la sfida è quello di intercettare il disagio, intercettare il disagio, perché siccome prima parlavo come popolo, diciamo, senegalese, di un popolo fiero, così come lo siamo noi, ecco perché gente di mare, San Benedetto, c'è un gemellaggio naturale tra di noi, no? Quindi diciamo, abbiamo quella sensibilità che non ci permette di ostentare. La povertà, il disagio non è un Rolex, non è la Volvo Station Wagon che si esibisce, non si esibisce, cerca di nasconderlo. Noi dobbiamo essere bravi ad intercettarlo, quindi io vi saluto e vi ringrazio per la presenza, non solo a questa videoconferenza, ma per la vostra presenza preziosa nella nostra comunità. Grazie, buon lavoro a tutti. Saluto grazie mille, grazie mille, sindaco. Ospiti, le insegnanti. Grazie. Buon lavoro a tutti. Grazie, caro. Grazie, caro sindaco. Io diciamo che questa iniziativa ha preso oramai una piega informale. Io che sono sempre per filosofia propensa a guardare il buono di quello che viene, io ne sono contenta, perché mi sono venute in mente delle domande, le possiamo far fare anche a chi ci sta ascoltando che è collegato, però io ne voglio fare un paio. E ne approfitto per conoscere, perché mi interessa far venire fuori, diciamo, dentro la vostra anima. E volevo chiedere a Neneggia e anche a te, comunque, voi siete in una terra, diciamo, lontana dalla vostra famiglia, no? E i vostri parenti, mamma e papà, dove sono? Sono rimasti a casa? Giusto? Nella terra di origine? Sì. Giusto? Sì. Ecco, mi spiegate come affrontate, come gestite il dolore, se c'è un dolore, ok? Della lontananza, del non vedersi, del sapere che il tempo passa e i nostri cari genitori invecchiano. Mi spiego? Queste, siccome è una delle emozioni che mi ha sempre riguardato, esatto. Io che ho sempre vissuto, anch'io in terra lontana, sono sempre stata a Padova per decenni, con i miei genitori a San Benedetto, li potevo vedere, ci mancherebbe, più volte di voi, io probabilmente voi andate a casa con molta più difficoltà. Ecco, appunto, con difficoltà. Ma vi volevo chiedere come affrontate questa star lontano dai vostri genitori, parlo, va bene? Allora, Nene? già essere lontano è una cosa difficile, essere lontano dai parenti, di tutti, come avevi detto. Già essere qui, c'hai figli, c'hai tutto, mamma o papà sono lì, non posso vedere i nipoti. È una cosa che fa male, perché noi non abbiamo la possibilità, per esempio, di farlo venire, ma è una cosa un po' difficile, perché ti chiedono tanti documenti, tutto. Alla fine, se non ce l'hai, è meglio di lascia passare le cose. E non sai il tempo che tu tornerai o loro possono venire qua. Tutti questa cosa è un po' difficile, che per noi che per loro. Esatto. Allora, per me l'immigrazione è una scelta di vita obbligata, che comprende anche sacrifici, a volte obbligatori. Non è che uno sceglie di allontanarsi dalla famiglia. Sono stati di necessità che la gente decide di andare via, anche
per poter aiutare chi è rimasto. E questo, secondo me, a me personalmente, questo mi rinforza, perché quando ho la soddisfazione, la proud, la fierta di aiutare la mia famiglia rimasta lì, che io sto combattendo in Italia per poterli aiutare, questo si rinforza e poi ci dà un altro tipo di vicinanza. Bravo. E questo, secondo me, è una dimensione che fa sì, e adesso con i social aiutando, sembra che siamo vicini, è perché vero. Riusciamo a metterci in contatto. Non è come 20 anni fa che dovevi scrivere una lettera che arrivava che non si sa quando, e poi per telefonare in Senegal era un casino. Adesso con WhatsApp uno si... tutto diventa più semplice. Secondo me è questa dimensione molto forte nel caso, perché tutte le immigrazioni sono anche immigrazioni, ognuno è diverso dall'altro. Io dico nel caso senegalese, quello che fa sì che noi riusciamo a oltrepassare questa mancanza dei nostri più cari, genitori, mogli, figli, sono dei grossi disagi a livello umano. Da quello che capisco e riesco a percepire della mia comunità, e quando l'uomo o la donna che sta qui riesce a far campare molto meglio la famiglia rimasta giù, questa è la vicinanza che permette di tappare quello, quel vuoto. L'immigrazione non è un viaggio turistico, per dirlo, non è turismo, è un viaggio, un percorso di vita. Io, per me, ci sono moltissimi arricchimenti e siamo stati anche fortunati di arrivare qui in Italia, perché l'Italia è un paese di grande accoglienza, dove quando uno c'ha la voglia e la voglia di integrarsi, perché integrarsi è difficile, perché in tutti i paesi, dovunque vai, trovi dei problemi, però l'Italia particolarmente è un paese che ti dà anche delle opportunità, delle possibilità, e questo secondo me ha aiutato molto la comunità senegalese. Grazie Cisse, hai detto una cosa fantastica, che è proprio l'unguento al dolore della lontananza, è avere la certezza che con la lontananza io sto aiutando la mia famiglia, e quindi questo è un unguento meraviglioso, hai ragione, aiuta a sentirsi utili, ad avere un motivo per cui in qualche modo non per andare avanti. Certo. Un sacrificio che uno fa su di sé è molto doloroso, è come andare in guerra, è la stessa, è come andare in guerra, andare a morire per far campo, per far star meglio gli altri rimasti. È vero, bellissimo esempio. C'è qualcuno che può fare qualche domanda? Potete collegarvi, perché volevo... Posso? Sì, vai Ludovico. Mi ha colpito molto quando hanno parlato dei re e delle regine africane del Senegal, in questo caso, no? E volevo sapere, ma qual è stata quella... perché a parte le regine, voi avete parlato anche della resistenza al colonialismo francese e queste cose qui. Volevo sapere come si chiama quella donna che si è opposta, cioè che si è battuta per l'indipendenza e non per il colonialismo. Non so se sapete il nome. Sì. Allora, mi senti? Sì. Quella donna si chiama Ndate Yala Mbotch. Ndate con la N. Se vai su Google lo puoi trovare. Ndate Yala Mbotch, la N di Napoli.
la D di Domodossola, la A di Ancona, due T di Torino e la E di Empoli. Yalla con la Y di York, A di Ancona, L di Livorno, L di Livorno, A di Ancona. Allora, quella donna lì, tra l'altro, in Senegal ci sta un movimento che sta crescendo, ma ancora da più di 10 anni, supportato di professori universitari del Senegal, tra cui una molto famosa, che sta proponendo in Africa di non festeggiare più l'8 marzo, perché loro vogliono festeggiare il 7 marzo come giornata della donna, perché il 7 marzo... Sempre in onore di questa donna, il 7 marzo. Bravo, perché il 7 marzo 1820, quella donna lì, insieme a tutte le donne dell'Ualo, si sono... Che anno è? 1920, scusa. Il 7 marzo 1820. Ah, ok. 1820. Allora, ci fu quel giorno che si chiama Talata Inder, il martedì di Inder. Inder è la città dove ci fu quel sacrificio. Talata Inder. Martedì si dice in Wolof, Talata. Allora, il martedì di Inder, quella donna lì, quella regina, fu sorpresa in un momento dove i soldati erano andati, i soldati insieme agli uomini erano andati a lavorare nei campi, fu sorpreso da un'altra tribù che sono arrivati dalla Mauritania, che si chiamano i Berberi. Sono venuti a trovarli la mattina quando non ci fu dentro il villaggio nessun uomo. Li volevano catturare per renderli schiavi, hanno preferito intassarsi dentro una casa e dare fuoco alla casa. Hanno preferito morire che di farsi catturare e diventare schiavi. Questo ma, sì. Alla fine ce l'hanno fatta resistere, giusto? No? No, alla fine ci sono morti, si sono, come si dice ancora? Sì, si sono uccisi da solo, come si dice? C'è una parola? Suicidati. Suicidati, bravo. Hanno preferito suicidarsi dentro quella casa, ma centinaia di donne che si sono raggruppati tutti quanti, hanno preferito dare fuoco e morire per non essere catturati. Certo. Questo è la regina andata a Lamboj. E fu lei la prima. Dopo c'erano, ci sono stati altri re africani che hanno combattuto per l'indipendenza dell'Africa quando ci fu la colonizzazione. Però è lei la prima in Senegal, ma tra uomini e donne. Non la prima donna, ma la prima in assoluto. Certo. Sì, quindi il 7 marzo è importante. Esatto. E poi è lei, quando fu uccisa, il suo figlio, che aveva a quel momento 2 anni, il suo figlio si chiama Sidia Ndateyala. Sidi è il nome, Ndateyala è il nome della mamma, gli hanno dato. Fu catturato e adottato dai francesi, che gli darono il nome di Leon. Ma dopo questo figlio, no? Ha continuato a battersi per l'ideale della, cioè, di sua madre, cioè della madre. Esatto, sì, ma dopo, perché quando fu uscita la mamma, il figlio aveva 2 anni. Certo. E dopo il governatore del Senegal, che si chiama il governatore Federbe, fu in francese, prende il figlio della regina e lo porta in Francia. Cambia il suo nome e lo chiama Léon.
quello Leo cresce in Francia e torna in Senegal a quando è diventato maggiorenne, è diventato anche un capo delle forze armate francesi. Allora, e quando è tornato, doveva lui continuare la colonizzazione. Però quando i suoi antenati gli hanno spiegato la sua storia vera, chi era davvero lui, e lui è andato via dalle forze armate francesi per venire a prestare mani forti alla resistenza in Senegal, e fu uno dei grandi re anche che hanno combattuto i francesi in Senegal. Ha raccolto l'eredità della mamma. Della mamma. Senti Cis, ti voglio fare un altro paio di domande e poi dopo eventualmente chiudiamo, però okay. Sono curiosa. Senti, le coppie, l'amore, mm-hmm. Okay? Le coppie italiane, no? Mm-hmm. E le coppie della vostra terra. E, diciamo che la coppia italiana è una coppia che tendenzialmente dura poco. Ci sono tanti divorzi, tante separazioni, tanto saltare di fiore in fiore, no? Mm-hmm. Il tradimento all'ordine del giorno. Cosa ne pensi tu della coppia e dell'amore qui nella terra che ti ospita, e rispetto a come vanno le cose nella tua terra di origine tendenzialmente, no? E che riflessione fai? Io so, per me anche noi stiamo diventando così, come lo sono le coppie italiane. Perché secondo me è dovuto al fatto che cresce l'individualismo. Allora, anche da noi adesso, ne parlavo soltanto ieri con un amico mio che mi dice che qua il Tribunale del Senegal tutti i giorni sono cause per divorzi, matrimoni che non superano manco un anno. Se va oltre un anno è un problema. Quindi il problema sta mondializzando. Certo. Secondo me è dovuto anche perché i diritti della donna, l'emergenza di una donna sempre più che ha più cultura, che ha più soldi, che ha più indipendenza, sta mettendo in difficoltà gli uomini. Anche gli uomini senegalesi, insomma. Anche gli uomini senegalesi. Certo. Ma di più in Senegal che in Italia. Io secondo me gli uomini italiani sono molto più aperti rispetto ai nostri, perché nostri adesso da noi siamo una società a più complesso, nel senso che la nostra storia fa sì che ci abbiamo culture che sono misti, si sa, musulmani, cristiani, africani, sa, un miscolo di un sacco di cose che alla fine non è semplice trovare un modo, diciamo, non lo so neanche come dirlo, però soltanto per far capire che la difficoltà che hanno le coppie in Italia per mantenere vivo un matrimonio ce l'abbiamo anche noi in Africa. Quindi secondo me deriva dal fatto che la donna che ha sempre più indipendenza, anche in Senegal, perché in Senegal negli ultimi tempi gli uomini finanziavano il matrimonio. La donna era sempre casalinga e rimaneva lì, c'era questo equilibrio apparente. Però adesso, come l'ho detto prima, le donne studiano molto più delle donne, degli uomini in Senegal. Quindi questa posizione, stai a casa, cucina, non sta più bene alla donna. E l'uomo...
Cisse, mi collego. Quando prima hai detto no, la nostra è una società matriarcale dove, dove la donna ha potere, mi spiego? Come la colleghi con questa descrizione in realtà di una donna relegata o comunque all'interno di un ruolo specifico? Bravissimo. Casalingo, ok? Che adesso in qualche modo ne è uscita, ne sta uscendo. Grandissimo. Come lo colleghi? Hai fatto bene a notare questa contraddizione. Però il problema rileva della storia dell'Africa. Noi, la nostra società, nell'antichità, anche nei tempi più, è una società matriarcale. Dopo abbiamo avuto, posso dirlo così, però non è la parola buona, però è la parola che mi viene in italiano, la contaminazione delle religioni che sono arrivati, che sono arrivati, ci hanno cambiato e siamo a cavallo in una società dove, se vai in Senegal, ci sono diversissime religioni e ognuno fa come la pensa, diciamo. Però se andiamo a vedere la nostra società, anche fin da oggi, quando si parla bene di un uomo, si ritorna sempre dalla sua mamma. Se io, per esempio, in Senegal adesso vado nei villaggi, voglio sposare una donna, prima di chiedermi del mio padre, mi chiedono della mia mamma, chi è la mamma? Perché se ci dice da noi, se la mamma è buona, il figlio è buono. Certo. Esatto. Certo. Ci dice anche, siamo figli delle nostre mamme. Questo è rimasto. Come no? Quindi gli era riconosciuto anche un ruolo importante educativo, molto importante. Però è un ruolo educativo, lo puoi sviluppare, lo puoi fare se non sei all'interno del turbinio di altri lavori. Esatto. Quindi c'è anche una divisione di ruoli che prima c'era, ben chiara, e che adesso in qualche modo stanno stretti. Esatto. Non c'è più... Esatto. In Senegal, dottoressa, guarda che ci sta una legge che non ho visto in tanti paesi. Lei fa l'assessore alle pari opportunità. In Senegal ci sta una legge introdotta nel 2009 che fa le pari opportunità. Quando ci sono delle elezioni, per esempio dentro un consiglio comunale, le donne è pari con gli uomini. Parità. Certo. Obbligatorio. Certo. Su numeri in Senegal adesso, secondo me, è anche, bisognava rivedere, secondo me bisogna promuovere i meriti delle persone e non dire che è così, però in Senegal dal 2009 non si può più fare, vengono eletti lo stesso numero di uomini e lo stesso numero di donne. Indipendentemente dai meriti, vero? Indipendentemente dai meriti. Sì, questo ne abbiamo trattato l'altro giorno, esatto. Cisse. Allora, siccome in qualche modo in certi ambiti, ad esempio lavorativo, politico, amministrativo, no, le donne sono sempre state discriminate rispetto agli uomini. Esatto. No? Perché le donne hanno un grande ruolo di potere in famiglia, ma fuori, ecco, in qualche modo è tutta un'altra storia. Quindi si è utilizzata una discriminazione positiva. Che vuol dire? Vuol dire che per cambiare la mentalità, per far capire alla gente, la donna c'ha valore anche nel lavoro, bene, se non lo vuoi capire, io te lo obbligo, ti metto la donna nell'ambito lavorativo, ok? Al di là dei meriti, non mi interessa, c'è la donna. Ti abitui a guardare la donna come persona e non come sesso, tra virgolette. Esatto. Quindi, diciamo, è un obbligo, è una discriminazione, però a fin di bene, a fin di cambiare la... convinzione, diciamo, in qualche modo di disparità, la convinzione tossica. Molto importante. Però ecco, questo è. E quindi mi hai dato modo di ricordarlo, insomma, ecco. Quindi, ok, starei a parlare con te, con voi. Neneggia, sei stata brava, eh? Ci hai raccontato dei pezzi di vita tua che ci hanno aperto delle riflessioni.
Senti, ma siete una coppia? No. No, il marito sta qua. Ah, fammi vedere il marito, fai venire il marito. Vai. Perché il marito sentivo bambini. Buonasera, eccolo, ascoltore. Il vero grande uomo, che dietro una grande donna c'è un grande uomo. Certo, 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 confermo. E anche viceversa, ci si unisce e ci si aiuta. Bel bimbo, certo. Meraviglioso. Grazie, grazie. Liliana, vuoi fare una domanda? Prego, certo. Apri il microfono. Allora, veramente sì, lei mi ha preceduto perché è stato veramente molto interessante, perché quello che ci ha detto Cisse, innanzitutto ha fatto un excursus storico, culturale di questo grande paese che io penso sia proprio all'avanguardia rispetto a tutto il continente. In effetti questa forma di matriarcato li porta di gran lunga anche oltre le nostre convinzioni culturali. E ci ha offerto, io a livello anche professionale, di formazione professionale, degli spunti di riflessione molto molto interessanti, perché in effetti questa famosa parità, noi in Italia, assessore, noi la conosciamo bene come funziona, la parità, le quote rosa, sì, sulla carta tutto funziona, certo. Poi invece loro, ecco, l'obbligatorietà. Sono rimasta un po' perplessa, però ha ragione, quello che diceva lei, laddove non si riesce con l'apertura mentale, lo otteniamo con l'obbligo. Però intanto le donne possono usufruire di questa grande agevolazione. Complimenti a tutti voi, grazie mille per questi spunti di riflessione. Grazie mille. Grazie, grazie a lei, grazie, molto gentile. A grazie. Te e a tutti gli altri presenti e quelli che rappresenti. Grazie. Bene, Cise. Questo, diciamo che abbiamo rotto il ghiaccio, va bene? Allora, questa amministrazione sarà in piedi sicuramente fino a settembre, abbiamo qualche mese in più. Chissà che riusciamo a fare qualche cosa. Forza, e forza. Dopo, se Dio vuole, se in qualche modo ci saremo ancora, faremo cose meravigliose. Okay? Noi vi sosteniamo al 100%. Grazie, grazie. Gis, grazie. Grazie a te, salutami tutti console, tutti i tuoi connazionali, e grazie a quella bellissima donna che hai lì vicino, al suo marito e a tutti voi. Grazie, grazie, grazie professori, e grazie ai giovani. Ok, grazie. A presto, grazie a tutti. Grazie. Ciao.